Buongiorno ragazzi, stanotte è stata una pacchia dormire all'interno perché ha veramente, veramente scaricato tanta di quell'acqua che non credo di aver mai visto in vita mia, proprio tantissima, un sacco di vento. Avere un tetto sopra la testa è stato veramente provvidenziale. Non so gli altri due ragazzi che abbiamo incontrato ieri che hanno voluto proseguire come hanno fatto stanotte sotto la tenda. Perché il problema è che quando fa così tanta acqua, anche quando, cioè, i picchetti non tengono, cioè, tutto fango. Non ci voglio pensare. E non voglio pensare a stanotte, dato che toccherà a me. Adesso una bella colazioncina con un po' di tè. Stamattina mi sono permesso il lusso del tè e ovviamente i soliti cereali. E da oggi purtroppo sono tornato solo. Altro ragazzo svedese, Elias. Mi ha abbandonato, ha detto che non si sentiva bene, anzi per dirla tutta, mi ha detto che si sentiva addirittura la febbre e anche l'altro ragazzo tedesco che ha dormito con noi ha detto che si sentiva la febbre, quindi non una bella situazione, spero di non essermi beccato nulla anche io perché sennò è magra la situazione, devo abbandonare prima e in qualche modo arrivare ad Abisko a pigliare il treno. Speriamo di no. Comunque, la tappa di oggi sono 31 km e sarà veramente, ma veramente tosta perché sono 31 km in cui praticamente affogherò nell'acqua. La scarpa destra, nonostante doveva essere waterproof, non lo è minimamente. E dopo tipo 5 minuti che sto camminando, c'ho già dentro il lago. La scarpa sinistra sta tenendo, ma ormai ha perso completamente di importanza. E vediamo. Il primo rifugio che ho disponibile è tra 26 km. Vediamo come va. Dai, forza e coraggio. Per fortuna c'è questo bel ponticello. Questo è veramente un problema gigante. Ci andiamo dall'altra parte. Piove, sta piovendo da non so quanto ormai. Quanto è bello quando c'è bel tempo, quanto è veramente dura quando sei sotto la pioggia costante. Per fortuna non fa assolutamente freddo, anzi fa quasi troppo caldo e sto sudando sotto la giacca antipioggia. Però, boh, veramente, veramente dura. Sarà anche perché non ero più abituato a camminare da solo e era bello poter scambiare due parole. Ogni tanto andavo davanti io, quindi tiravo io. Ogni tanto ci scambiavamo il posto, andava avanti l'altro ragazzo e tirava lui. Bisogna riabituarsi. Oggi non è facile, veramente non è facile. Questo quinto giorno sarà veramente, veramente duro. È prevista pioggia fino a stasera tardi, quindi devo cercare di tirare il più possibile, intanto che piove. E sperare di riuscire a montare la tenda non sotto la pioggia. Questo è un problema veramente grosso. Credo che non l'avevamo pensato così largo, sto fiume. Probabilmente dovrò provare a lanciarmi da lì.
Mamma mia, non è bello. Non è in perfetto buono stato. Reggi ancora per un minutino, giusto, 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 giusto. Comunque, alla fine ho trovato questo rifugio di fortunato che stava piovendo. Quindi non so, praticamente sono stato sotto la plaggia per 6 ore, pioggia, vento, e non ce la facevo più. Piano adesso è che mi faccio un buon pranzo, un riposo, vedo un attimo come si mette il tempo e poi decido. Sono stanchissimo. Comunque, oggi riso allo stroganoff. Vediamo com'è. Bomba di calorie è 800 calorie per 135 grammi. Vediamo se almeno questo è buono, non lo so. Metti a fuoco? Sì. Questo è veramente, veramente uno spettacolo. Buonissimo, riso allo stroganoff. Stava buonissimo. Eccomi di nuovo in cammino. Dopo un bel pranzo super abbondante, ho deciso di provare ad andare avanti per altri 10-12 km. Lì era arrivata troppa gente, quindi non avrei potuto stare. Soprattutto perché quello è un rifugio di emergenza e quindi non è permesso fermarsi a dormire. È il punto dove avrei voluto piazzare la tenda, almeno dove avevo programmato di piazzare la tenda. Quindi sono 30,6 km percorsi, però credo che andrò un po' più avanti. Vado al 17, che sarebbe il punto dove dovrei andare domani, e vicino a dove dovrei ritirare il mio pacco del cibo. No, non credo di arrivarci oggi, è troppo lontano. Comunque, stamattina ero là in fondo dove ci sono quelle nuvole. Ho attraversato tutto quell'altipiano per poi scendere, riscendere, passare tutto in quella valle, e poi adesso sto facendo invece tutta questa fino qua. Pazzesco. 33 km fa. Praticamente il sentiero è un fiume. Non ce la faccio più di stare nell'acqua. Guardate cosa è sbucata davanti ai miei occhi! Comunque, okay, mi sono appena cambiato e ho appena messo tutte le robe là con l'asciugamano. Così, per dopo o per domani, so un pochino più asciutte. E adesso preparo un po' da mangiare e dopo un attimo, che sono veramente stanco, ho fatto più di 40 km la pioggia, non sapevo dove fermarmi ormai, tutto infangato all'inverosimile. Quindi boh, adesso decido cosa cucinare, anzi forse faccio merenda. I miei cari vecchi noodles sono quasi pronti, sono comunque sempre migliori, anche del riso allo stroganoff. Guardate che posto tattico che ho trovato per la mia tendina. Favoloso. Così sono anche riparato dalla casupola, dato che dentro purtroppo non si può dormire. E quindi ovviamente mi è toccato montare la tenda. Domani dovrebbe esserci bel tempo, spero vivamente, perché non ne posso più di acqua.
Che dire, buonanotte, io vado a nanna, sono le 8 e domani mattina sveglia alle 4 e mezza. Ah, questo è l'interno della tenda. Zaino appoggiato fuori, sacco a pelo, materassino e un po' di scartoffie, chiamiamole così. Questo era un bonus. Good night, due volte.